stai? Bella! Ma com'è queste trasparenze? Ma non le faccio vedere, solo in trasparenza sembra chissà che, poi è meglio che non mi scopra. Ma insomma, qui cosa succede stasera? Vabbè. No, ma senti, è già un miracolo che io sia qui. Perché? No, perché non hai visto cosa è uscito? No. Guarda. Cosa è successo? Guarda che cosa è successo questa settimana. Scandalo! Scandalo! Non sapevo che fosse acceso. Scandalo è scoppiato, che ha sconvolto il mondo intero, capisci? Io faccio degli scandali. Ma perché ti hanno liberato? A te non ti caga nessuno. Ma dico, quando ti hanno liberato? Perché? Ma tra l'altro non ho neanche capito perché mi hanno messo dentro, ma che altro. Cioè, ma che cos'è? Non vado mica al Parlamento Europeo. Non so nulla questa. No, ma perché ho parlato della cacca dei pinguini, secondo te? Ma che cos'è? Ma che ne so, non lo so. Ma dove l'hai vista sta foto? Ma in rete usciva sta roba qua, leggete ora. Dice che insomma cose pazzesche, perché io ho detto delle robe senza rendermi conto che il microfono era acceso. Ma io le cose pazzesche le dico col microfono aperto. Questo posso confermare. Purtroppo lei dice tutto quello che le passa per la testa al microfono. Telefono acceso. Sì, magari. Ma poi la cosa che fa ridere? Magari. Ma che non. Cioè, la mia faccia è quella giusta, ma io sono lì un incrocio tra Big Jim e Macho Man. Sì, ma che, è vero. È ma vero. Che? Ma non sono mica io quella roba lì. Sì. Cioè, ma guarda, ho i bicipiti di Martin Castrovani. Vabbè, però adesso non formalizziamoci. Fisico di Serena Williams. Vabbè, ma è un gioco, sarà stato un gioco, no, un fotomontaggio. Ma è perché poi oltretutto non ho neanche le manette, pensa che sfigata. Vabbè, è un fotomontaggio, è uno scherzo. Cos'è? Una corda delle tende. Ma se uno mi deve arrestare, che almeno ci siano non due donne, che per carità massimo rispetto, ma due carabinieroni maschi. Come i carabinieri Pinocchio, cosa volevi? Ma che ne so, appunto, come Pinocchio, bravo. Comunque ho spifferato tutto. Va bene. Ho detto che sì. Ruby è la nipote di Mubarak. Bon. Va bene. Senti, allora. No, ma la mia preoccupazione questa settimana... Sì. E la mia priorità è un'altra. Sì. Io sono molto preoccupata per Carlo III d'Inghilterra. Ah, mi dispiace. Per la questione della corona. Sai che il 6 maggio ci sarà perché questa non la so. Sì, allora, sì. Il 6 maggio c'è ci sarà l'incoronazione. Sì. Minchia se la prendono comoda, 6 maggio. Perché deve preparare bene la cerimonia, fare le prove. La successione, sì, infatti deve cambiare tutte le password. Devi vedere se la tari è intestata alla regina Elisabetta. Farti amico tutti quei cani con le zampe corte che ci vuole tempo, insomma. Poi tenere d'occhio tutte le stanze e i corridoi per sapere dove sono i cessi. Comunque 6 mesi passano, ecco. È un attimo. Ma il problema non è quello, il problema è la corona in sé. Cioè? Perché non gli entra in testa. Non riesce al cappoccione, proprio, gli sta a mandarino che dondola sulla cappoccia così. Ma tu come lo sai, scusa? È uscito guarda. Modifica la corona in vista dell'incoronazione. Cioè, hanno provato a calzargli la martellata, se con quei martelli di gomma che si piantano i picchetti delle tende, niente, non sono riusciti. No. Zero. Perché lui ha proprio. Sai come canta Venditti? Come canta? Carlo Capoccia. Ah, no, a Roma Capoccia. Carlo Capoccia. Ah, va? Ma va. Ma va. No, perché. Betti aveva il testolino, sì. E lui c'ha sto mappamondo di quelli che si trovano nelle scuole. Anche se io pensavo che lei non avesse proprio tutto sto testolino. Sì, infatti, non facevo. La permanente come la Moratti, magari non è che è proprio la testa da capinera. Comunque, hanno provato col calzascarpe. Vabbè, adesso. Gli hanno messo del olio per farlo scivolare meglio. Niente. Troveranno una soluzione. Hanno pensato, addirittura chiamato uno di quegli stregoni, di quelle tribù che rimpiccioliscono le teste. Ma figurati. E quando è arrivato da Carlo ha detto qua nemmeno io. Troppo grande. Anche io ce la posso fare. E poi mi sono chiesta, ma dov'è che si portano ad allargare le corone? Ah, non lo so, questo non ci ho mai pensato. Tipo dal calzolaio. Non so, non so. No, le coronarie si può dare dal cardiologo. Ma, No, ma non lo so. Io, sai che come farei? No. Io la taglierei a metà, metterei il velcro. Così almeno lui se la mette come vuole, capito? È una bella idea, diglielo, faglielo sapere, sì, è una bella idea. Però purtroppo la mia genialità non è non viene riconosciuta. No, ma il problema secondo me è anche un altro. Quale? Guarda. Cosa? Le orecchie. Che c'è? Cioè, ma le orecchie... Beh, ma anch'io le hanno, orecchie... Ma non così. Beh, sì. Hanno una cobbatura importante, sono due ali di quaglia quelle orecchie. Ma adesso, non mi sembra. No, sono uguali. Due tortelloni di Giovanni Rana. Importanti. Anzi, Giovanni Rana in persona, che anche lui non scherza. No, perché il problema è che se si mette queste due paraboliche dentro, cioè
è un casino, perché, ah, perché la, scusa, pesa, pesa mai, sta corona. Ma ti faccio una domanda, visto che perché le orecchie stanno dentro o fuori dalla corona? E questo è il problema. Questo è il problema. Perché se le metti dentro, dentro quella roba che pesa come una palla di cannone, sì, fa anche male, perché sì, è piena di spunzoni, di pietre, ti certo, stremi le orecchie, cioè ti fa male porco. Certo. Se le metti fuori, è un attimo che mi fai la fine di Dumbo. Un orinale di Re Artù. No, no, meno male che non... Vediamo, adesso ti faccio la prova. Mi sono fatta fare una corona. Grazie, Antonio. Allora, provo per vedere come vanno le orecchie. Adesso sicuramente succederà che... Perché io ho delle orecchie minuscole, non ho quei polpettoni lì. Perché hai detto, proprio... perché hai detto minuscole così? Ma perché io sono proprio cesellate... Proporzionate. Ecco. Attenzione, sì, aspetta che non mi entra neanche, non la devo mettere così, ecco, vabbè, questa è un po' larga per me, no? Sì, però se io metto fuori le orecchie, capisci che non è bello, cioè... Ma non deve stare così la corona, non deve calzare così, ma sembri Babbo Natale, ma scusa, sì, no, 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 la... sembro Cucciolo dei Sette Nani. Sì, è la corona di Babbo Natale, Cucciolo dei Sette Nani, non... non... Meno male che non sono regina. Meno male. Perché sennò sarebbe stato un disastro. Tu sei anche la nostra regina, la nostra regina. Anche adesso ci sarà dall'altra parte, dietro le quinte, la parrucchiera che avrà un mancamento. No, ma stai bene così. Senti, sì, sì. No, no, però vero, è proprio, insomma, una cosa che... Perché sto qua... bene anche dei capelli. È la rosa dei venti, sai? Qua ma vanno... perché sono diventati elettrici. Elettrici, sì, 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 sì. No, vabbè. Allora, volevo dire un'altra perfetta, cosa. Perfetta, è tornata, sì. Mi metto ho qua. Fatto la ceretta. Mi metto qua. Niente, cioè, sì, sì. Settimana. Allora, volevo dirti che nel frattempo abbiamo parlato appunto di scienza, volevo dirti che questa sì, settimana è uscita una notizia pazzeschissima che riguarda proprio la scienza e riguarda uno studio che ha fatto l'Università della Georgia. Della Georgia. Georgia, sì. Un'università... è molto famosa, molto importante, uno studio che inutile che fai quella faccia lì, è uno studio, aspetta che ma è la scioltezza, ma se uno si veste coi coi centrini poi non è che riesce, ma che centrini, è bellissimo, è che io non so portarli gli abiti, i centrini, gli abiti sono belli, sono io che non riesco, non è vero, tu stai allora, bene con qualunque cosa, ecco, allora senti di cosa parlerò proprio così, sì, perché io non è che sono qua a pettinare i paguri no, e a tirare i baffi degli zebù. Allora, praticamente questa è la notizia, vediamola, eccola. Vuoi leggere tu forte, no, chiaro? No, non voglio leggere io, ma leggiamo da ciascuno la legge. È una cosa scientifica, ciascuno che è comparsa in tutti i giornali di medicina, non me la sono inventata io, devo trovare degli argomenti, ciascuno, perché se no mi sparo, sì, e quindi quando è uscito questo argomento, così le possono avere un ruolo centrale per la nostra salute, l'odore può avere inaspettati effetti benefici. Allora, ma dove l'hai letto? Segnati ruolo centrale. Il Fatto Quotidiano? Qua, ruolo centrale. È vero, quindi? L'hai letto? Lì era sul Fatto Quotidiano. E l'hai letto veramente? Il Travaglio. Cosa vuoi che ti dica? Siediti no, e non segnati. Mi non mi segno niente. Ruolo centrale, no, perché che... ovviamente è centrale, non è laterale, perché laterale... sarebbero le orecchie, invece centrale. Bravo. Anche lì voglio dire a Jovanotti che cantava è l'ombelico del mondo, no, va bene, sì, no, sì, è sì, dietro la sì, porta, mamma del mondo. Mia, e poi attenzione, inaspettati effetti benefici, segnati, non ti chiedo inaspettati quali, se la domanda è perché non mi chiedi quali, no, perché ma non effetti te lo benefici dico. Secondo me per chi le fa, per chi le subisce meno, secondo me, no, vediamo un emettitore, vediamo, vedi qua è l'emettitore e quello che ha subito degli effetti, vediamolo, non propriamente benefici. Ecco, ecco. Allora, va bene, mettiamo un po' di musica di Quark, perché ho visto che sta settimana... Ma io, quello che mi fa impazzire ogni volta è pensare a lei a casa sua, una donna di 60 anni che si mette no, lì... No, 60 anni? Vabbè, vabbè, come no, se è uguale, ormai è come e se... ha compiuto i burioni. Vabbè, uguale. E tanti auguri. È uguale. Che si mette lì e fa a casa, parla delle cose. Gli scienziati, mi rivolgo anche ai figli, che figli, mamma, ma cosa fa? Gli scienziati fa? Hanno scoperto altresì che dal suono delle puzzette, che per comodità chiameremo PROT, si possono persino diagnosticare delle malattie.
a seconda, ma è vero, però, a seconda del suono che produci, il medico capisce se ci sono dei cambiamenti strutturali. Ma quale medico? Qual è lo specialista? Qual è lo specialista? Il petologo. Beh, il petologo. Cioè, capisce se ci sono dei cambiamenti strutturali nella geometria interna del tuo intestino. Hai presente l'orecchio assoluto dei musicisti? Questi medici hanno un altro tipo di orecchio. È un po' come quando accordi la chitarra che fai tan 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 prap, e lì capisci che quella suonata è il segnale di qualcosa. David Ancal, il responsabile dello studio, insieme al suo team, stanno costruendo un sistema di intelligenza artificiale per riconoscere il rumore. Vediamolo. No, non vediamo. No. Ah sì, il ora, questo è un prototipo, quello vero è ancora segreto, ma sarà una cosa tipo: ehi Alexa, senti un po'. No, dai! Quindi, da ora in avanti, quando andrai dal dottore, quello non ti dirà più dica 33. Luciana, ti prego. Ma bensì. Ma bensì non si dice, ma bensì. O ma o bensì. Fiato alle trombe turchese. Ma smettila! Oppure metta in moto, per favore. Metta in moto, per favore. Quando ti recherai dallo specialista, sì, tu emetterai la tua aria sulla quarta corda di Bach e lui ti dirà periartrite, bronchite, frattura intercostale, perché ogni prot ha la sua melodia e ogni melodia è una diagnosi. Altro che tachipirina e vigile attesa. Naturalmente quella macchina era un prototipo. 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 Guarda cosa siamo costretti a fare a 90 anni. Guarda te. Allora, quindi basta un prot sapiente e un medico che lo sappia interpretare. Quindi presto negli ospedali verranno introdotti reparti di anatomia petologica e si formeranno dei professionisti apposta. Ecco, qui vediamo un petoterapista. Guarda che poi tu fai tanto lo spitinfio, ma se vai alle terme non è che c'è odore di violetta di Parma, cioè, tanto vale che uno stia a casa e faccia sì, la cosa. Certo. Ma non solo. Non solo. Gli scienziati hanno anche detto altresì quanto dura questa che puntata? L'essenza l'eau de parfum può avere effetti benefici per la salute. L'avreste mai detto? Io no. Perché il solfuro di idrogeno, sentite come la so lunga, che è uno dei gas puzzolenti che compongono appunto, a grandi dosi è tossico, ma a piccole dosi, a sciottini, aiuta a combattere le malattie. Sottolineo piccole quantità, perché se invece fai 4 ore di viaggio in macchina con uno che ha mangiato le cozze non proprio freschissime, esso ti annienta. Certi umani e certi cani con i loro prot ti piallano il DNA e ti fanno venire le rughe. Ma invece gli scienziati dicono che questo gas aiuta a preservare le centraline energetiche delle cellule, tant'è che presto arriverà una pastiglia che pare si chiamerà AP39, che stimolerà l'arieggiamento e aiuterà il nostro corpo a produrre la giusta quantità di solfuro di idrogeno, quella che ci serve per mantenerci in salute. Bisognerà certo trovare un nome più consono a questo farmaco. A me piacerebbe molto Petalgina. Se fai una bella cura di 2 mesi di Petalgina, scoppietti come una pecora in salita e ritrovi il tuo equilibrio. La cosa buona è che nella nuova manovra i fagioli, se servono, li passerà la mutua. Quindi vedi che c'è sempre, sempre, sempre una speranza. Se il gas russo ci tiene in apprensione, il gas intestinale ci dà una speranza per il futuro. Grazie. Ti dico solo che il tuo fan numero uno si è acceso come un albero di Natale questa sera. Hai visto? Che bello! Che bello! Guarda. Vuole alzarsi un attimo in piedi? Dai, alzati in piedi, fatti vedere. Che cravatta elegantissima. Che mito. Va bene, dopo aver parlato di scienza, sì, parliamo di politica. Di coscienza, bisogna parlare di scienza. Parliamo di politica, settimana politica intensa. Il ministro Salvini ha detto che chi paga il caffè al bar con la carta è un rompipalle. Vediamo la foto, l'immagine. Il caffè, eccolo, con la carta.
proprio provato, hai ragione, esattamente così, è giusto così, eccoti qua. Però io non sapevo che il ministro delle infrastrutture si occupasse dei caffè. Ma è un fotomontaggio questo, non sono no, io. No, sei tu, sei tu ai magazzini Oz. Non sono scemonita. No, dicevo che non sapevo che il ministro delle infrastrutture si occupasse dei caffè al bar. Praticamente il caffè con la carta è un pochino... Vabbè, ma... caffè... beh, però se si paghi con 50 euro è ancora peggio. No, quello è un altro discorso. E allora, insomma... No, da adesso allora cambiamo la dicitura. Ministero delle infrastrutture e del caffè ristretto in tazza grande con acqua calda a parte. Va bene. Allora, poi vediamo De Luca, che invece è andata alla conferenza delle regioni e delle province. Eccolo qua, con la museruola. Però mi sa che ha fatto bene. Ma che mascherina è? Vabbè, no, FFP quadro. Non lo so. È enorme, cioè sembra un apicoltore. Sembra sai quelli che verniciano i cofani delle macchine. Secondo me gliel'ha fatto un sarto su misura. Vabbè, ma lo credo che poi è pallido, non respira. Vabbè, però... Non che gli altri siano molto meglio. Però tocca dire veramente che lui è coerente, perché ha sempre avuto una linea durissima contro il Covid e... la mantiene. Continua a mantenerla. La coerenza è oltretutto una rarità tra i politici, ecco. E a proposito di coerenza, mi cola il naso, sì. Troppo la stupida. No, purtroppo non posso aiutare. No? Vabbè, ma dammi la manica. No, mi date qualcosa. No, ma non niente di grave. Allora, a questo dicevo che di coerenza siamo tornati a parlare del ponte. Siediti qua, che mi dai fastidio se ti muovi. Sto qua perché, ecco. Parlato del ponte sullo stretto, sì. Questa settimana è ritornato di nuovo il discorso sul ponte sullo stretto. Da quant'è che si parla di questo ponte? Ah, non so, è quasi in restauro. Cioè tipo dalla quando, Pangea, certo, da quando la Sicilia era ancora attaccata alla Calabria. Sì, assolutamente. E il creatore diceva, ma sai che quasi quasi le stacco e sarebbe carino farci un ponte. Ecco, è lì. Ecco, tra l'altro tutti i progetti commissionati, tutti quelli che sono stati commissionati in questi anni, praticamente abbiamo speso tipo 1.200.000 euro. Per i progetti? Solo per i progetti, solo per le consulenze e i progetti. Cioè, insomma, 1.200.000 euro buttati nel cesso, che peraltro non c'è neanche un cesso, magari ce ne fosse almeno uno. Ecco, Salvini ha detto, l'abbiamo visto, che lui è assolutamente favorevole sì al ponte sullo stretto. Come no? Uniamo la Calabria, Sicilia, l'Italia, l'Europa, minchia, tutto insieme. Eh beh, certo che se unisci l'Italia e la tra Sicilia... Tra l'altro io ho notato dietro c'è scritto Caronte, c'è una barca, no, e non è un fake, è proprio preso dal suo Facebook, Caronte. Vabbè, con essere un po' in particolare, il ponte. Va bene, comunque questo è quello che dice adesso. È quello che pensa. Esattamente il contrario di quello che diceva nel 2016, sempre Salvini Matteo, che diceva: Salvini boccia il ponte sullo stretto, prima facciamo le strade e le ferrovie. Abbiamo fatto le strade? No. No. Abbiamo fatto le ferrovie? Non credo. Ecco, quindi non è cambiato niente. Allora io vorrei mettere d'accordo questi due Salvini e cercare di trovare una soluzione, ecco. Come possiamo fare? Non lo so, non ho un'idea utile. Io proporrei di fare un ponte. Sono la persona meno indicata per dare un consiglio. Finirlo a metà, non farlo completamente, solo un pezzo di ponte, così li mettiamo d'accordo. Tutti e due, sì. Ecco. Bene. Comunque... La coerenza, diciamo, non è neanche di altri politici, tipo Renzi, che ti ricordi che aveva detto: se non vinco il referendum io esco dalla politica. Adesso vediamolo qua, come vedi, cazzuto come non mai, sempre pronto a trovare qualcuno da far star sereno, ecco, e qui sta prendendo le misure direttamente per fare la festa a Calenda. Che Calenda, vediamolo, anche lui è andato ad una festa in maschera, ecco, con lo scooter, poi ha preso la pioggia, che uno dice anche un grandissimo chi se ne frega grosso come la scritta di Hollywood, ma sai che lui ci tiene a raccontare tutto sui social, no? E quindi ha preso la pioggia e allora si è fotografato, ecco, Nerone, dopo che è partito l'impianto di antincendio. Ecco, vediamo, Virgilio in sovrappeso e anche un po' gay pride. Diciamo, tutto bene, solo sempre quel filino di esibizionismo disfunzionale. Noi facciamo di mestiere, no, ma lo dico per lui, per Calenda De Luna, che così diminuisce un po' la credibilità. Ecco. A proposito di credibilità, rispetto alla manovra finanziaria, Banca Italia, la Corte dei Conti e lo CNEL hanno un po' bocciato questa manovra, ne parlavi prima. Hanno sollevato alcune, dei dubbi, alcuni dubbi. E Fazzolari, che è il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, eccolo qua, contento, ha detto: ma di solito quando parlano male di una cosa vuol dire che va bene. Sì.
Cioè, quando una cosa si dice che è una boiata, secondo lui è una figata. Così ha detto Tafazzi, come si chiama? Fazzolari. Tafazzolari. E vediamo come ha reagito la Meloni, la Giorgia, sì. Ecco qua, ecco, ecco. È rimasta frizzata, proprio freeze, così. La faccia di Biancaneve per la prima volta che ha visto i sette nani. Qua vediamo anche successivamente l'incontro con Fazzolari, qua non gli sta stringendo la mano ma gli sta facendo il morso del mulo per dire state zitto Fazzolà che ci ho messo una vita ad arrivare dove sono arrivata, mi raccomando, ecco. Poi ho sentito con la Schlein, sì, che il PD è di nuovo preso tra queste due correnti, no, Bonnie correnti, e Schlein. No, sono correnti, sono, non sono correnti, due candidati, due candidati segretari, esatto, sì. E quindi si formano però delle successive correnti, quindi tu dici che si formano le correnti, certo, non so, lei lo esclude, sono già formate, eccetera. Però avete parlato anche voi giustamente, attenzione, di del sindaco di Bologna che si chiama Matteo Lepore, il quale ha proposto, quindi oltre al segretario di partito, di cambiare, come diceva la Schlein, sì, il nome al partito. Che non sarà Padel, ha detto. Ecco, però, ecco, questo non lo so perché i giornali riportavano Padel, sì, l'aveva detto Lepore Matteo, Lemat. Sì. Perché, no, io come acronimo, se tu fai Padel, perché è Partito sì, Democratico dei Lavoratori, hai capito? Sì, ho capito. E allora poteva anche mettere Padela, sì, con sì, la finale, sì, e così mettevamo segretario Cannavacciuolo, ecco. Va bene. Allora, posso dirvi? No, perché poi uno si iscrive a un partito che si chiama Padel, pensa di iscriversi a uno sport e si trova all'opposizione. Poi sai quanto viene perculato da noi comici? Però lui è un po' la fissa e delle palle, sì. Matteo Lepore. Guarda, si vedono solo foto di lui con le palle. Ci sarà un motivo, che gli viene in mente Padel, non è un caso. Io propongo, prima che nell'attesa proprio del nome giusto, anziché PD, DP. Decidiamo poi. Decidiamo. Cioè, prima troviamo il segretario, poi decidiamo. No, perché se chiedevano a Lepore il nome di Fratelli d'Italia, l'acronimo, veniva Fradita, senza la I. Come... Per Alleanza Nazionale dei Lavoratori, Matteo avrebbe proposto ANAL. E come ha chiesto la Schlein, faccio io delle proposte. No, non l'ha chiesto, la Schlein. No, non ha detto, siamo tutti insieme, no, anche no, dal ma, basso. No, non l'ha detto a te. No, tu non eri inclusa in questa scelta. Vabbè, io mi includo da sola. Partito con i comunisti, pacco. Partito per ripartire ed evitare il default come la Grecia, pi greco. Sinistra lavoratori italiani precari, slip. Partito europeo nuova avventura, pena. Partito ulivista popolare pacifico atlantista, puppa. E TPDC, tanto peggio di così, ecco. E per chiudere, allora, abbiamo visto che anche Giorgia, a cui facciamo gli auguri perché si è ammalata, anche a Mattarella, sono andati tutti alla prima scala, della scala senza mascherina. Pare, chi lo sa se è vero, vabbè. E allora, vabbè, in bocca al lupo a tutti. Allora, dicevo che io, siccome ho le mie fonti a Palazzo Chigi, ho una pagina dell'agenda di Giorgia Meloni con proprio tutti i suoi impegni del giorno. Intanto, anzi, due pagine. In una c'ho proprio lo schema della manovra, vediamolo. Questo è lo schema... Questi, vabbè, sono gli appunti di Giorgia, ma volevo lo schema della manovra, per piacere, se me la mandate. Ecco, questo è lo schema preciso della manovra. Ecco, e ho anche la lista giornaliera dei suoi impegni. Ti leggo, sei pronto Fabio? Una giornata tipo. Allora, ore 7, sveglia, alza bandiera, saluto al sole e smentita di quello che ha detto Salvini durante la notte su Facebook. Ore 7.13, caffè al bar, ricordarsi pagare in contanti. Ore 8, accompagnare la pupa a scuola, il ministro Picchetto Frattina a ripetizione di inglese. Ore 8.30, inizio consiglio dei ministri. Ore 8.31, dire che il limite al POS è di 60 euro. Ore 9.30, dire che il limite del POS è di 30 euro. Ore 10, dire che il limite del POS è solo negli occhi di chi guarda. Ore 12, concedere bonus calvizie agli uomini per compensare riduzione IVA assorbenti per le donne. Ore 13.15, pausa pranzo con sveglia impostata sul cellulare per Berlu che deve prendere le pastiglie. Ore 14, ricordarsi di ridare il mare al ministro Musumeci e togliergli la coesione territoriale.
poi ridargli la coesione territoriale e togliergli il sud, poi togliergli il tutto e dargli dei buoni pasto. Ore 16:22, festicciole a casa per la pupa, numero massimo di bambini 5, se non la dico se lo considera rave. Ore 17, inizia pomeriggio 5. Ore 18:40, ricordarsi umiliare ministro Valditara, che a lui gli piace. Dalle 19 alle 20, promozione libro di Bruno Vespa nella sala d'onore della Camera dei Deputati e poi di corsa alla Sagra del Cinghiale di Latina e alla fiera del tiro a segno al cornacchio maschio a Rovereto. Ore 20, cena con la russa, preparargli il caffè doppio che poi mi dorme alla prima della scala. Ore 21, mettere a letto la pupa e spiegarle che Shrek e zio Crosetto non sono la stessa persona. Ore 24, sonno a tratti, incubi ricorrenti con Salvini che costruisce il ponte da solo, abbassa le tasse, mena i migranti e bacia Putin. Lucianina Littizzetto, vieni qua. Bravissima la nostra Lucianina. Ecco. E adesso pubblicità e poi, dopo la pubblicità, Teocoli, pubblicità. Hey.